Paolo Gambescia, grande giornalista, che è stato anche direttore del Mattino, dell'Unità, del Messaggero, ed è una persona che ha vissuto, adesso lo spiegherà lui, proprio in quegli anni, lui era giornalista dell'Unità e quindi è il vero protagonista, diciamo così. Perché c'è anche quest'altro signore che si chiama Costantino Felice? Perché loro in quel periodo stavano insieme nello studentato a Roma e Costantino diceva che Paolo Gambescia faceva il giornalista anziché studiare. Adesso parleranno di questo e io cedo la parola a Paolo che inizierà. Chi inizia dei due? Inizia lui. Vai Costantino. Dunque, non so per Paolo, insomma, però questo film, almeno in me, insomma, provoca una tempesta di emozioni e di sensazioni varie. Ora, Paolo e io stavamo alla casa dello studente, allo studentato, a Via De Lollis, per un paio di anni siamo. Eravamo una sessantina di studenti alla casa dello studente. 64. Insomma, eravamo una specie di elite studentesca, insomma, i borsisti, insomma, stavamo bene per quanto mi riguarda. Stavamo bene nel senso che almeno io, insomma, ho studiato a spese dello Stato, avevamo ognuno la sua cameretta, telefono, cameriere. Rispetto alla mia condizione di partenza, diciamo così, contadino, figlio di emigranti, eccetera, per me rappresentò un salto notevole. Ed eravamo anche bravi, perché per avere la casa dello studente si richiedeva una certa media, un certo impegno. E in quel periodo, 67-68, anche 66, iniziavano i fermenti studenteschi, che poi avrebbero portato al fatidico 68. Ora, quello che io ricordo di Paolo è che la gran parte, o una buona parte degli studenti che stavamo là dentro, cominciavamo a fare una serie di lotte, diciamo così, di emancipazione o di rivendicazione. Io ricordo, ad esempio, non so se lo ricorderà pure Paolo, che ci fu un periodo, oltre un mese, in cui occupammo la casa dello studente per ottenere l'autorizzazione di portarci le amiche in camera, non so se te lo ricordi, che era una lotta, diciamo, per la liberazione sessuale. Mettemmo all'entrata, non so se te lo ricordi, una gigantografia di Rachel Welch, no, quella foto famosa, e occupammo e ottenemmo anche dei risultati. E poi facevamo una serie di altre iniziative, queste già prima del 68. Però ciò che mi colpiva di Paolo, siccome lui è un protagonista del film, però bisogna spiegarlo, perché sennò io che ci sto a fare qui? Sì. Lui in effetti il giornalista dell'Unità di cui si parla nel film era lui, ed era, lo faceva già da studente, anzi io per certi aspetti, siccome ci incontravamo, poi eravamo vicini abruzzesi tutti e due, io di Vasto, lui di Lanciano, però lui era
talmente preso dall'attività di giornalista, questo me lo ricordo molto bene, caro Paolo, che a me appariva che fosse, come dire, evasivo o svicolante rispetto all'impegno politico, che noi, le lotte che già facevamo. Lui a un certo punto se la squaglia dalle assemblee, dai dibattiti, e dove andava? All'Unità. Poi, insomma, ce lo diceva, la sede dell'Unità stava lì vicino, via dei Paoli, stava nei pressi della Casa dello Studio. Però quello, ripeto, che mi colpiva di Paolo, dell'amico Paolo Gambesce in quel periodo, è che rispetto al nostro impegno di studenti che studiavano e lottavamo anche, occupavamo anche la Casa dello Studente, cioè, lui era già preso fortemente da questo impegno di giornalista. In parte il film, come dire, fa capire qual era l'atmosfera di quegli anni, ma nel film ci sono alcune cose che sono assolutamente false, per quello che mi riguarda e per quello che riguarda il comportamento dell'Unità e l'atteggiamento che i dirigenti del giornale, i giornalisti al più alto livello dell'Unità, hanno avuto rispetto a questa vicenda. Io, è vero, io sono uno che ha cominciato nel 65 a lavorare all'Unità e questo è stato il mio primo processo. È stata la mia prima cronaca giudiziaria. Qui si raccontano alcune cose, fermo restando la libertà di registi e sceneggiatori di inventarsi qualsiasi cosa, ma dopo aver visto il film, che ho rivisto, mi pongo una domanda che vale per questa situazione, ma vale sempre. La libertà dell'artista, la ricostruzione che fa un artista, un regista, uno sceneggiatore, può prescindere dalla realtà? Qui non si tratta di cose di poco conto. Potrei dire, io il cappelluccio non l'ho mai portato, potrei dire una serie di cose banali su come ero. Io nel 68 mi sono sposato, nel 69 avevo una figlia. Non ha niente a che vedere con questa immagine, ma questo non c'entra, questo nel film va benissimo. Quello che non va bene è raccontare che nell'Unità c'era un giornalista, ma io dovrei ringraziarli perché mi fanno fare la figura di un grande professionista che si opponeva, ma non è così. In questa vicenda la tesi del regista è che c'era un giornalista per bene, un giornalista impegnato e con grande voglia di sostenere la causa giusta, e poi c'era un vertice del giornale che era retrogrado, che non faceva parlare di omosessualità, che alla fine licenzia il giornalista. Ora, al di là del fatto che io non sono stato licenziato e ho lavorato all'Unità per altri 15 anni, nessuno mi ha licenziato. Poi sono tornato da direttore, quindi figurarsi. Ma al di là di questo, io sono testimone che nessuno mai, redattore capo, vice direttore, direttore, ha mai
messo mano a un mio pezzo su questo processo. Mai. Non mi è stata mai data un'indicazione e io ho scritto come sapevo fare, poco, tanto, con grande attenzione comunque, quello che risultava dal processo e quello che io da cronista raccoglievo. Ma non c'è stato, c'è qui la teoria di un PC, qui la politica c'entra poco, c'entra l'atteggiamento che si può avere verso un passato che non è sicuramente né limpido né sempre coerente, ma non c'è bisogno di raccontare cose non vere, non c'è bisogno, si può criticare le posizioni del partito del PC di allora, si possono inserire tutta una serie di interrogativi sulle questioni etico e morali e su qual era la posizione dei comunisti e del Partito Comunista all'epoca, ma in questa vicenda non è successo assolutamente niente di quello che viene raccontato. Per di più, vi invito, se lo volete, a leggere il giorno in cui il pubblico ministero chiede i 14 anni, un fondo di Maurizio Ferrara, che quel giorno era, quel giorno, in quegli anni, era il direttore dell'Unità, che definisce il processo aberrante, caccia alle streghe. Il pezzo mio viene intitolato Caccia alle streghe. Cioè, la mia domanda è: c'è bisogno di come dire, forzare, per non dire falsificare, la realtà storica per sostenere una tesi? Io credo che questa sia una domanda che ci dobbiamo porre pure oggi. Ci dobbiamo porre anche oggi. È necessario. Ognuno ha la propria idea, ognuno ha la propria visione del mondo. Ognuno ha la propria visione dei rapporti umani. Ma è possibile che si debba falsificare la realtà per sostenere la propria tesi? Giusta o sbagliata che sia, è una tesi personale, va benissimo. Ma francamente, io quando ho visto il film sono rimasto sconcertato e mi sono posto appunto questa domanda. La libertà, la ricostruzione che fa l'artista può prescindere dalla realtà? Io te lo domando a te. Può prescindere dalla realtà? Sì, può anche prescindere, no? O in parte può prescindere. No, ovviamente, no, questo è un tema complesso. E il rapporto tra l'arte o la rappresentazione artistica e la realtà esiste non solo per la cinematografia, anche per la letteratura. Io per esempio ho presente il film di Visconti, Morte a Venezia, rispetto al romanzo di Thomas Mann, o Guerra e Pace di Tolstoi rispetto alla realtà storica della campagna di Russia di Napoleone Bonaparte, o La Certosa di Parma, che Fabrizio del Donco, no? che partecipa alla battaglia, osserva la battaglia di Waterloo, tutte queste. Cioè, questo tema del rapporto tra arte e realtà, tra realtà, fatti storici, scusa, e la rappresentazione artistica che se ne dà, sì, è una questione
complessa che inizia con Aristotele. Sono assolutamente d'accordo con te che è una situazione complessa, ma qui c'è una tesi, cioè la falsità della ricostruzione serve per una tesi del tutto legittima, che il PC di allora era aveva paura dell'omosessualità, ma in parte l'esistenza ho capito, però tu fai dire a un direttore che licenzia un giornalista che sta scrivendo di quei fatti e non è accaduto. Tu dici che c'era intervento sui pezzi e non è accaduto. C'è la figura di questo, non so se è redattore capo o direttore, quale interviene continuamente sui pezzi. Io credo che questo ponga un problema e io lo porrei a me, per esempio. Ma ti pare normale che nessuno, non dico il regista, ma gli sceneggiatori non siano venuti? Forse pensavano che fossi morto, ma pensavano che fossi morto. Quantomeno chiede, ma tu come te lo ricordi? Che cosa successe? Nel giornale che cosa accadeva? A me pare che sia una cosa, poi te lo interpreti come vuoi, libero di interpretartelo come vuoi. Puoi anche dire che i miei pezzi erano dei pezzi troppo morbidi, puoi dire che nel complesso il Partito Comunista è stato troppo distante, delle incrostazioni. Questo va benissimo, ma io sto ponendo un altro problema. Ma tu, per sostenere la tua tesi, perché devi far ricorso a dei falsi palesi? Ma perché, scusa, non glielo chiedi? Perché l'ha fatto, e lei l'ha fatto il cronista, il direttore di comunità, perché non glielo chiede personalmente? Chi è? Ma io non gli chiedo niente, lui ritiene di fare questo lavoro. Ma io non mi metto in polemica, io dico semplicemente quello che penso. Ma chiede a chi? A noi? Deve chiedere a chi l'ha fatto. No, ma poi ognuno si fa la propria idea di questa cosa. Ma io perché devo chiedere? Il regista ti dice perché io la penso in questo modo, è libero di pensarlo, ma io mi chiedo semplicemente se è giusto o non è giusto. No, ripeto, la questione è complessa, no? Lì sul 68, diciamo, su quel periodo, la ricostruzione che anche oggi se ne dà, anche oggi su altri aspetti, ci sono falsificazioni, interpretazioni che non corrispondono alla realtà. No, io partirei da un altro assunto, Paolo, e cioè che l'arte, la cinematografia, la realtà è molto più ricca, complessa, articolata della rappresentazione che può darne l'arte. Questo mi pare un punto, come dire, cioè la letteratura, la cinematografia non è che arricchisce, il problema non è tanto che arricchisca o falsifichi, alteri la realtà, e che non riesce a rappresentarla nella sua complessità. Secondo me questo è ancora più certo. No, dico l'ultima cosa, ma poi penso che a mezzanotte. Ma non è cosa da poco quello che stai dicendo, scusa. E cioè? Sì. E cioè? A me non è dispiaciuto. Avendo letto anche qualche critica, questa tesi che in un qualche modo esce dal film mi è data quasi per scontata,
cioè che all'epoca l'unità, e quindi il PCI, dopo una prima presa di posizione a favore del professore, alla fine, come dire, rientrò in questa sorta di mentalità operante, vivente, diciamo, dell'epoca, per cui si accongiò, per cui si accomodò a quello che era il... infatti i radicali c'è. Per cui a me, che pure sono un lettore dell'unità, a quell'epoca ancora magari non lo leggevo, ho cominciato qualche anno dopo, tutto sommato mi era sembrato anche abbastanza normale, perché non è del tutto, come dire, errato sostenere che il PC aveva anche delle posizioni molto, no? Ma io sono d'accordo, diciamo, con te. Come visse la storia Iotti e Togliatti. No? Ma io sono assolutamente d'accordo con te. Io sto ponendo un altro problema. Ti faccio un altro esempio. Nel film si dice che non c'era nessuno a sostenere Braibanti in aula. Io le udienze le ho fatte tutte. Le ho fatte seduto vicino a Dacia Maraini e Alberto Moravia. E Marco Pannella dall'altra parte. In quel periodo io poi sono diventato amico di Marco Pannella. Ma non è vero, c'era un movimento, non era un movimento di piazza? Ma intendiamo che a me fa piacere. Ma c'erano. Dico, non è cosa da poco. Io guarda che ce l'ho qui, ma non ve lo posso leggere. Vi leggerei il pezzo di Maurizio Ferrara, il giorno della richiesta della condanna. Prima pagina, fondo del direttore. E stiamo parlando di Maurizio Ferrara, che non era un signore, come dire, barricadero. Era un giornalista che aveva una visione progressista del mondo e aveva buone maniere, non era mai aggressivo. Quel fondo, andatevelo a leggere su internet, lo trovate. Andate sul sito di Linea Rossa, lo trovate. È una posizione che più netta di quello non si può. Allora, ritorno alla domanda, perché posizioni che c'erano e ci sono state anche dopo il 68 fino al 77 all'interno del PC, ma deve essere usato come pretesto per dimostrare che l'unità, e quindi organo del comitato centrale del Partito Comunista, per dimostrare che si è sottratto al dovere di difendere di fronte a un'accusa assolutamente assurda. Il reato dopo 20 anni poi fu abolito, difendersi dall'idea che nel PC c'era della gente che condivideva l'articolo 603. Appunto, però una cosa è il discorso sull'omosessualità, una cosa è la sostanza del processo che è stato fatto a Braibanti, e su quello non ci sono state ritrosie. Questo il testimone in prima persona ve lo dice. Quindi io questo dibattito lo farei con gli sceneggiatori, Amelio se lo vuole fare con me, ma lo farei proprio perché andiamo oltre il film e la vicenda e riflettiamo complessivamente sul fatto se l'arte può sostenere una tesi in presenza di una realtà che la contraddice.
Non è un interrogativo da poco, eh? Posso dire una cosa? Sì. Io credo che un attimo. Sì. Io sono un collega del Corriere della Sera, Angela Vito. Io vorrei dire soltanto una cosa, che secondo me Amelio in questo caso ha separato nettamente quello che è il valore dello spettacolo e quindi una ricostruzione anche adulterata della realtà, perché poi alla fine bisognava concentrare l'attenzione sul personaggio Baibanti e sulla sua vicenda umana, ok? E questo è un dato. E poi ha separato, come dire, quello che tu stai dicendo, cioè il valore documentario poi di questa storia, come l'ha ricostruita lui, eccetera, eccetera. Io non credo che tutte i due aspetti debbano essere per forza connessi, assolutamente. Lo spettacolo è lo spettacolo con un intento morale che è quello di, appunto, concentrare il fascio di luce su una vicenda umana a distanza di tanti anni, eccetera, eccetera. E un'altra cosa invece è appunto la ricostruzione documentaria di questa storia. No, c'è un'immagine, viene inquadrata da Bonino, non mi sbaglio. C'è un pezzo, cioè la tesi del regista è quella, cioè il PC, l'unità reazionario, diciamo così. E la Bonino dall'altra parte, questa sì, fosse una parrocchia, fosse una chiesa con le sì, ma guarda che è un'idea ovviamente che persiste. E io che ho cominciato nel 65 posso dire che è sostanzialmente vera questa attenzione nei confronti dei temi dell'omosessualità, nei confronti dei temi delle devianze. È vero, però come dici tu, il problema è, per sostenere questa tesi si può usare argomenti che non coincidono con la realtà? Io non dico se poteva fare. Ma non puoi dire che un direttore che scrive un fondo contro questo processo è quello che mi ha licenziato. Cioè c'è qualcosa che per me è, per la mia etica, anche professionale, è una cosa che non sta né in cielo né in terra, no? Posso dire una cosa, papà? Sì. Allora. Figurarsi. In merito a quello che dici tu sul film, c'hai pienamente ragione. Nel senso che in effetti c'era una contraddizione in termini, poi adesso spiegherò che cosa intendo, però da parte di voi che facevate i giornalisti e che vivevate un momento di grande temperia anche culturale che c'era, io credo che ci sia stato da parte vostra un grande impegno in quella direzione e quindi un film che vuole parlare di quello che avvenne in quell'occasione, secondo me, non può alterare la realtà. Però io e Domenico, che siamo della generazione successiva, siete young, siete giovani, noi ci ricordiamo la campagna per il divorzio e la fatica disumana che abbiamo dovuto fare, forse più noi che la Democrazia Cristiana, per convincere che in fondo il divorzio non voleva distruggere le famiglie. Voglio dire, la contraddizione nella realtà che vivevate voi, che dovevate tirare in una direzione perché ritenevate giusta quelle battaglie, eccetera, eccetera, la contraddizione che c'era rispetto a quello che c'era nel paese. Voglio dire, qui ci sta Claudia che è delle zone, le parti mie, dove sono nato io. Fare la campagna elettorale in quei nostri paesi sul divorzio, tu sei giovane, non eri manco nata, però fu una battaglia terrificante. Lo so. Alla fine però il risultato venne, perché poi
le cose, però ripeto, un conto è quello che dici tu e un conto anche quello che c'era nella società. Io non lo so, a Pescasseroli, qui ci sarà gente di Pescasseroli, io parlo della zona. Guarda, ti racconto una cosa così a sostegno di quello che dici. Io all'Unità, mentre seguivo questo processo, ero stato incaricato di seguire il 68. Io sono stato processato dal comitato della Federazione di Roma, perché avevo intervistato uno dei gruppi antagonisti e volevano sapere chi mi aveva ordinato nel giornale di intervistare il sospetto che ci fosse dentro il PC una corrente che spingeva verso non solo i gruppettari, ma i gruppi antagonisti. Cioè, quindi ti do ragione del movimento del 68. Nel PC se ne sono accorti tardissimo e con grande fatica si è riusciti, anche per merito dei giornalisti dell'Unità, a far capire che era un movimento reale, che uno non si può chiudere gli occhi di fronte a quello che stava accadendo. Ma la resistenza è stata forte, fortissima. Allora io ti do ragione, ma io ho posto un altro problema e credo, spero che si sia capito quello che volevo dire. Però se vogliamo discutere, non è questa l'occasione, su la sinistra e le resistenze di fronte al nuovo che avanza, sono d'accordo. Possiamo andare? Grazie.